Su, addio giovinezza, pesa oramai un mezzo secolo di tempo, di vita. Anzi, in realtà 54 anni, perché la prima di addio giovinezza è del 27 marzo del 1911, non febbraio come si scrive, 27 marzo, a Milano, al Manzoni, e non dalla compagnia Falconi, Falconettina di Lorenzo, ma dalla compagnia Talli, Melato e Giovannini. E dobbiamo anche dire che quella prima spettacolo, le prime sere a Milano, le prime recite non ebbero successo, fu un successo piuttosto freddino, tanto che la Melato, che conosceva già i due autori Camasio e Auxilia, perché l'anno prima aveva recitato La Zingara, commedia fatta socialmente dai due, li aveva confortati, ma in realtà il successo era stato molto scarso. Invece il successo fu grande a Torino, poco dopo, il 5 aprile dell'11. È un anno famoso Torino, l'11, perché è diventato persino celebre, leggendario, come l'ultimo anno della Belle Époque torinese, sarà vero, ma insomma si dice così. È l'anno della grande esposizione di Torino per il cinquantennale dell'Unità d'Italia, ed è l'anno, lo dico non così, non casualmente, in cui appaiono i colloqui di Gozzano, perché gozzaniana, crepuscolare, sentimentale, è l'atmosfera di molta poesia torinese del tempo e specialmente della stessa commedia di Camasio Auxilia. Ebbe molto successo, anche perché Tina Lorenzo era piacevolissima, divertentissima, oltre che molto bella, anzi qualcuno osservava che era persino, mi dicono, maturetta per la sua parte, Dorina, però era molto bella, molto spiritosa. E poi per la macchietta fatta del personaggio più goffo di Leone, fatta da Falconi. E perciò ebbe un grande successo, ma poi anche perché era la commedia del mondo goliardico torinese. Pensare a Dio giovinezza, mettiamo a Milano, non è la stessa cosa che pensarla proprio in un ambiente nativo e, diremo così, ideale come Torino. Ebbe successo anche altrove, fu poi ripresa a Roma da Falconi per la serata d'onore proprio nel momento in cui moriva nel 13 il povero Camasio. Voi sapete che poi ebbe un grande successo dopo, e com'è vero che ebbe successo è che passò alle filodrammatiche. Poi ne fu fatta un'operetta, una famosa operetta di giovinezza del maestro Pietri, che sviluppò la parte corale della commedia, e poi un film anche, un film. Chi erano gli autori? Erano due giovanotti, erano due studenti, poco più. Erano, se non sbaglio, tutte e due sui 23 anni, che avevano già qualche piccola esperienza teatrale, avevano fatto la commedia l'anno prima, La Zingara, che ho nominato, e anche una rivista goliardica fatta insieme, mi pare, Camasio Auxilia e Nino Berrini. C'è qualcosa di vero nella commedia, qualche ricordo autentico, qualche documentazione possibile? In parte. Io non direi che il mondo studentesco sia molto caratterizzato, è un po' quello comune di ogni città. Che cosa c'è di caratteristico, di più preciso documentario? Torino. Torino, città sentimentale, come l'aveva poi cantata e cantò davvero poeta Gozzano, lievemente così gentile, ironica, bella, pieno una certa vita molto, molto tenera, privata anche in parte, Torino, il Valentino, le sere, le colline. E di altro non saprei, c'è il personaggio della Mondana, che mi dicono che fosse una persona vera, che era amata da Nino Auxilia. C'è gli studenti, ma non direi molto caratterizzati. Vorrei ricordare invece una cosa strana, cioè non di Torino ma dell'epoca. Il fatto che Dorina si senta una povera straccioncella che indegna, direi, nel suo sentimento, di poter sposare uno studente povero che diventa dottore, cioè che si laurea, e questo è molto curioso perché lo stesso studente che diventa dottore, direi, accetta quasi come una cosa naturale questa differenza di rapporti sociali. Ma questo, ripeto, è il documento dell'epoca. Secondo noi, ai nostri giorni, che cosa si aggiunge alla suggestione della commedia? Io credo che sia questo. E cioè, che addio giovinezza, non solo nel titolo, ma anche nel suo sentimento,
coincise assai bene con una cosa tragica, con l'addio alla vita di Sandro Camasio e di Auxilia. Sandro Camasio morì 2 anni dopo la commedia, malato, improvvisa malattia. Anzi, è noto l'episodio che la sorella Clara si uccise di dolore e morirono, i funerali furono fatti insieme a fratello e sorella. Morì 2 anni dopo la commedia, 2 anni prima della guerra, del maggio 15. E Auxilia morì 2 anni durante la guerra, sul Monte Tombo nel novembre del 17. E c'è come questo, direi, atmosfera di presagio e di malinconia funebre che poi in certo senso si sovrappose alla commedia. Auxilia, direi, che una bella... Auxilia era forse... Forse non è lui piuttosto l'autore della commedia, forse più tecnicamente è il povero Camasio. Auxilia deve aver portato qualche sentimento più poetico, qualche suono più di rimato, più poetico nella commedia. Era poeta e lasciò un libro che vorrei ricordare, Gli Orti, in cui la cosa più bella è una poesia intonata Saluto ai poeti crepuscolari, che erano i suoi amici. È un saluto a Camasio e un saluto a Gozzano. Dice, mentre rulla il tamburo, cioè è il poeta che sente che è crollato un mondo, la guerra ha distrutto il mondo e la sua commedia e la sua vita è veramente un addio giovinezza. E oggi, resiste dopo un mezzo secolo questa commedia? Sono gli spettatori che devono dirlo, però la mia impressione è questa. Camasio e Auxilia non erano né sopra né sotto lo stato sentimentale che la commedia rappresenta. Vorrei dire questo. Non erano sopra, cioè non avevano quel distacco dell'uomo maturo che rivede e rimpiange il passato. Non erano sotto, cioè non lo guardavano con disprezzo, con ironia, come è proprio dei giovani, dei precoci. Erano, direi, alla pari. Se piace la commedia è perché essa è un documento non della vita di Torino o della vita di quel tempo o della vita studentesca, è il documento di uno stato sentimentale nella quale Camasio e Auxilia rappresentavano, vorrei dire, la loro ingenuità, il loro sentimentalismo che molte volte per la gente semplice, per la gente così proprio istintiva, si confonde con la poesia.
mangiamoci terribilmente, vieni qui. Signorina, stia più attenta un'altra volta. Tutti. Ma vedi, fai arrabbiare il dottore. E venivo a preparare la camera per la notte. E non volendo è inciampato. Ma per questa volta la perdoniamo. Non è vero, mamma Rosa? Lei è tanto buono. È una sventataccia, non fa mai le cose per bene. E poi, te l'ho già detto, è cantato in musica. Non disturbare il dottore quando studia. Tra 2 mesi prende la laurea. E non è mica come fare un capellino, sai? Ma se camminavo in punta di piedi... Il più piccolo rumore disturba chi studia la scienza. Boom! Dorina, sta al tuo posto, sfacciato. La perdoni, signor dottore. È un impertinente. Quando torna da lavoro, torna il demonio in casa. Ma perché non vuole che trasporti il letto di là? E questa camera le servirebbe da studio e potrebbe stare più in pace. No, grazie, mamma Rosa, non ce n'è bisogno. Sono 2 anni che sto qui a Pigione e mi ci sono un po' affezionato. E poi, tra poco, una volta presa la laurea, dovrò pur tornare al mio paese. E il suo papà e la sua mamma verranno giù in quel giorno famoso? Oh, certo. Papà vuole essere assolutamente il primo a chiamarmi dottore. Ma se sono 6 anni che la chiamano dottore. Ma non lo sono ancora. Come lei la chiamano signorina, ma non lo è ancora. E che cosa sono di grazia? Oh, una bambina. Ah, sì? Sì. Ha ragione il signor Mario. Ha proprio ragione. Sei sventata come una bambina. Di 2 o 3 anni al più. A momenti non sono ancora nata. A lavorare tutto il giorno, cappelli e cappellini, è diventata anche lei una piuma, un nastro. Svolazza, salta, fa capriole sul letto e poi improvvisamente diventa di cattivo umore e piange. Proprio come una bambina di 1 anno e mezzo. Mammetta, lasciamo il dottore con la sua scienza. Tra poco verranno gli amici a prenderlo ed egli non avrà ancora imparato la lezione. Starò senza frutta. Preparami la camera almeno. E per Benino, su. Io esco un momento. Tu sta attenta. A più tardi, signor Mario. Arrivederci, mamma Rosa. Mostro! La scienza ti dà delle arie, eh? Io 2 anni, sta attento un'altra volta, domanda perdono, subito domanda pietà, perdono. Donna, pietà. E che mi darei sua pietà? Interessata. Cosa? Cosa? Ma quello che vuoi. E non indovini quello che voglio? Ma. Bugiardo! Sì. Te ne do 100, 1000 te ne do, to bambina. Sugli occhioni appassionati, sul mulcino trasmorfiosa, sulla boccuccia d'oro. Basta, mi fai morire. Di chi è lei? Di Mario Cattivo. Mi vuoi bene? Come la mia laurea. Oh! È molto, sai. 6 anni di lavoro, e di lavoro sul serio. Mica come Carlo che è in legge e non ha mai fatto niente. Ed io senti, voglio più bene a te... Che? Che al cinematografo. Ah, davvero? Bene, sono commosso. Che ai miei 2 vestiti nuovi. Mm. Che al mio manicotto bianco, che alla musica, che al ballo, che alla giostra. Basta, basta. Soffoco. Scherzavo, sai. Ti voglio bene sul serio. Per te farei tutto. Ricordatelo anche delle cose cattive. Sono 2 anni che non vivo che per te. Alla mattina, prima di andare al lavoro, vengo vicino alla porta della tua camera e ti mando un bacino e poi sto in ascolto. E vado via contenta. Ecco perché al mattino sogni il paradiso. Era il tuo bacio. Prima di me, con chi hai fatto l'amore? Ma con 2 o 3, ma per poco, 1 mese al più. E tu? Oh, io... Mai. Oh? Sì, mai. Ti sembra strano, che una modista piuttosto carina... Così. Oh no, per questo molto carina. Non si sia mai lasciata accompagnare da nessuno. No.
Volevo uno che mi piacesse e aspettavo. Poi sei venuto tu a stare qui dalla mamma e mi sei piaciuto. Studiavi e non ti curavi di me. Una volta sola mi hai chiesto un nome. Io ti risposi Dorina. E tu invece inventasti di motivo grazioso Dori. Dori. Io facevo in tutti i modi per farmi notare. E io facevo apposta a non guardarti. Vigliacco. Una volta ti sei messo in marsina, ti ricordi? Ma ti ho trovato così bello, ma così bello che mi è caduto il lume di mano. E poi? E poi tu ne hai approfittato per baciarmi. Desideravo tanto. Io ne morivo dalla voglia. Ecco la compagnia. Che vi dicevo? Mario studia anatomia dal vero. Dorina, c'è la tua mamma? No, è uscita, vieni pure. Ah, il campo è libero. Ah, studiava il Wheeler. Sì, con Dorina. No, niente con Dorina, studiava da solo. Perché mio Mario non si fa bocciare agli esami come lei. Oh, pite cantropo, tu mi becchi, chi mi renderà ragione? Io. Bravo. Ecco di là! No, sì, no, è sopravvio, però! Ah, è nuovo, meglio! Oh, Leone, abbassato! No! Non fia mai! No! Fermo o entro sotto le colpe? No, no! E c'ho anche le scarpe inzaccherate per giunta! Bravo, Leone! Scende, sporca tutto! E tu posa il mio soprabito? Sì, cedo le armi! Pace? Pace! Guarda qua. Dai. Stasera non si studia se andiamo avanti così. Oh no, se andiamo avanti così ho paura che la laurea... Non devo dare che un esame la tesi, io figurati. Invece io 3 ancora di questi cari esami. Ma giuro che appena laureato brucio tutte le dispense. E voi pure, vero? Oh, sì, certo, anche noi. Durate? Duriamo! No, guarda. Sono stanco, non ne posso più di studiare. Ma se non studi mai? Ma sta zitta, marmotta. A proposito, stasera non si può mica andare a fare baldoria, eh? Non si può. E perché poi? Bisogna andare alla seduta. Ah, già, è vero. E che seduta? Una riunione di studenti per nominare il comitato permanente degli scioperi. Mi vogliono fare presidente, ma io propongo la candidatura di Mario. Sono commosso. Perché non accetti? Beh, Mario ha il viso più serio, da presidente. Sì, ma Carlo è avvocato e sa parlare. Mario è dottore, può curare le ammaccature dopo gli scioperi. Già, si capisce che tu lo proteggi, si sa, sei sempre così. Vuoi sempre tutto per te, invidiosa. Se c'è una al mondo che non sia invidiosa, quella sono io. Ma sentitele queste due. Ma se è vero, vuoi sempre tutto per lei. Che bugiarda. Potreste anche finirla. Ma è lei che comincia. Ma insomma, la finite, sì o no? Donnizione! Fate la pace. Dategli un bacio. Mi fai sempre arrabbiare. E sei tu che lo fai a te. Oh, basta, là! E a me niente? Povero amico. Solo e abbandonato. Ma non sei capace di farti un'innamorata. Io ce l'ho. E dove la tieni che non si vede? Vabbè, io non sono mica come voi che... si può accontentare così di sartine, di modistine... Oh, dica lei, infatti, come parla, sa? No, non vi arrabbiate, no. La mia innamorata... Che non si vede. Non si vede perché non può compromettersi. Ah, è una signorina. Una signora. Fermi tutti. Esce la bomba. Oh, idioti, ridete. È l'amore.
È troppo grossa. Una signora. Voglio scegliere la camicia. Lei è anche innamorata cotta. Sì, e invece sono io che... Che fai il casto, Giuseppe? Ma vai l'inferno, cosa credi di essere soltanto tu, il don Giovanni? Oh, signorina Dorina, vuole sapere una cosa? Sa quella signorina tanto graziosa che vediamo sempre venire su per le scale che va da quel giovanotto che sta al primo piano? Beh, Mario la guarda sempre. Sì, ma siccome lui con le signore eleganti non ci riesce, allora così crede che neanche io ci possa riuscire. Ah sì, tu la guardi? Ma non gli credere, non l'ho mai visto in faccia, porta sempre un velo così fitto. Però l'hai guardata se hai visto che aveva il velo. Beh, sfido gli occhi, ce li ho. Beh, Leone... Vogliamo credergli? Eh sì, per questa volta la beviamo. Tanto tra 2 mesi, una volta presa la laurea, tornerai in provincia con me. Purtroppo. Ah, io no, se Dio vuole. Senti, fra mezz'ora possiamo prendere. Sì. Andiamo a mangiare e poi alla sessione. Sì, va bene, ma ora fidate, voglio leggere almeno una decina di dispensi. Non ti sciupare troppo, eh. Ma vieni, ti accompagno a casa. Ciao, addio, cara. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Sei stato all'università? Ah, sì, si vedono delle facce. Domanda uno, tu studi molto? Lui, ma che un paio d'ore al giorno. E invece so positivamente che studi anche di notte, giallo come la polenta. Crape, e poi si danno le aree di intelligenti, È vero, I primi nella scuola sono gli ultimi nella vita, è positivo. Allora tu... Ah, no, io primo nella vita, sempre. Anche in amore? Sì. Anche in amore. Via, confessati. È vera la storia della signora? Non ho niente da aggiungere. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Vuoi proprio studiare? Beh, se me lo permetti, sì. Ma papà e mamma hanno fatto tanti sacrifici per me e io devo ben prenderla questa laurea. Va bene, ti lascio. E prima di uscire, chiamami, sono nella camera vicina. Ehi! Chiudo, per carità. Su, presto! Mi perdoni. Se suona, no. Non apra. Si calmi. Sieda. Non può entrare nessuno? Nessuno. Ah, ecco. Che spavento. Ora siamo completamente soli e rinchiusi. Che spavento, mio Dio. Se non avessi visto la sua porta aperta, morivo. Sarebbe stato un vero peccato. Ma non ne posso più. Ho corso tanto. Vuol bere qualcosa? Sì. Ecco, è pura. Come trema, vuole che l'aiuti. Ah, grazie. Non
abbia timore, qui nessuno la raggiunge, nessuno la disturba. Grazie, ho tanta paura. Si fidi di me, sono un bravo ragazzo. E se invece di lei avessi trovato un'altra persona, delle altre persone, che figura. Ma non potevo più salire. Ero inseguita da un uomo che non volevo mi vedesse e appena ho visto la sua porta aperta non ho pensato più a niente. Non ho pensato che nascondermi e sono entrata. Mi dia ancora da bere. Che penserà lei di me? Penserò che ha sbagliato piano. La vedo entrare, misteriosa, tremante. Mi chiede la carità, lei, che sembra una principessa. Molto gentile. Non conosco il suo nome. L'ho veduta sovente, velata come ora su per le scale. E ho invidiato la persona che l'attendeva. Non so perché ella fosse inseguita. Cioè, no, lo so, lei ha un nemico. No. Allora, un amico, nemico. Forse. Qui non entrerà, questo asilo è sacro ormai. Non tema più, alzi pure il velo. Ah, no. Crede forse che io voglia conoscerla per... Via, tenga pure abbasso il suo velo, è quasi notte, non potrò nemmeno scorgerla. Ella è la padrona qui, comandi, quando vorrà se ne andrà e io non ne avrò saputo niente. Non avrò neppure veduti i suoi occhi. Mi perdoni? È arrabbiato con me? No. Sì, un poco. Perché un briciolo di curiosità deve sentirla lei pure. Un briciolo? Una montagna, deve dire. Ma ho detto che sono un gentiluomo e mantengo la parola. Mi dispiace molto, in realtà. Perché? Perché mio è il supplizio di Tantalo. Vedo e non posso vedere. Aspiro il profumo e non posso ammirare il fiore. Ho appena intravisto le sue labbra. So che è bella, lo sento. Oh, e come fa? Ah, lo indovino. Un uomo la inseguiva. L'uomo in generale non segue che la donna bella, dunque lei è bella. E poi la sua voce. In quanto alla voce, poi... Ah, no, le brutte hanno una voce umile, un timbro un po' sommesso. Sembra che vogliono nascondere nelle pieghe della loro canorità qualche cosa, la loro melanconia, forse. Le belle, invece, parlano con alterigia anche quando pregano. Sanno di potere. E il suono della loro voce è fiero e imperativo. Dicono, chiuda, chiuda, per carità, su presto! Una brutta non avrebbe mai aggiunto quel suppresto. Bravo! Che osservatore! E così non potrò proprio sapere né vedere. Ci tiene molto? Molto. Vediamo, preferisce sapere o vedere? Vedere. E se poi ricevesse una delusione, badi, la fantasia è la più grande menzognera. Sono certo di non ingannarmi. Ci pensi bene. Dopo noi ci vedremo per la via e non potremo neppure salutarci. Ma questo non è soltanto infinitamente bizzarro, è anche un pochino romantico e misterioso. E no? Non parlerà con nessuno? Nessuno. Lei è molto giovane ancora. Non tanto, sono dottore. No, figuriamoci. So almeno tenere i segreti professionali. E poi
L'uomo tiene i segreti degli altri. Ma questo è anche un po' suo, no? Ah, no, no, è tutto suo. Perché ride? Per niente. No, perché ride? Vuol sapere chi era l'uomo che mi inseguiva? Sì. Era una bugia. Una bugia? Sì, nessuno mi inseguiva. Allora? Allora sono venuta per curiosità. Io sono bizzarra. Sa lei che fa un bel baccano con i suoi amici? Gli inquilini di sotto non possono dormire. Ah, perché lei veniva qui sotto a dormire? Ma no, ero in curiosità di conoscere da vicino un uomo così gaio, così giovane, così diverso dagli altri. Dati che veramente io so perché lei veniva qui sotto. Allora saprà anche che chi ci abitava ha cambiato casa da 3 giorni. Passavo qui davanti per caso, ho visto i suoi amici uscire e mi è saltato il ticchio di conoscerla. Ho fatto le scale, ma giunta sulla porta ho avuto paura che lei si facesse delle illusioni a mio riguardo e allora ho finto di essere inseguita. E ora che mi ha detto una cosa così carina, non vuol nemmeno lasciarsi vedere. Oh no, ora no. Questa sera vado a teatro. Lei verrà e mi vedrà. Come? Sì, vado al Carignano. Sarò in un palco di secondo ordine. Avrò un vestito nero e porterò dei fiori. Questi? Grazie. Sì, questi. Contento? Felice. E lei mi giura ancora di non dire a nessuno di questa mia strana visita? Glielo giuro. Vuole aprire la finestra e guardare fuori? Subito. Guardi se nella via c'è un'automobile rossa, ferma. C'è. Va bene, è la mia. La sua. Non teme, è la figlia della padrona di casa. Mi lasci in pace! Io vado, apra la porta! Apra la porta! Dio, un'occhiata sulla scala! Nessuno. Allora, questa sera a teatro, si ricordi? Qui all'improvviso, era inseguita. Non so altro, non ho neppure visto in faccia. Bugiardo. Lasciami studiare, sì, buona. No. No? Ho sentito, sai? Ho sentito, ha detto questa sera a teatro, si ricordi. Ma dimmi, ci vai? Ci vai? No. Mario, io voglio sapere chi è quella signora antipatica. Bada che potrei scoprire tutto, fermarla e farle una scenata, non ho mica paura. Qua, ma annoi. Ti annoio io? Bada che... Lasciami studiare, sì, buono. Io sono capace di tutto. E allora uccidimi. Stupido. Ecco, ora mi diverti. Perché non mi dici la verità? Mi inganni? Ma no. Ti pesterei dalla rabbia. Vai pure. Non sarà stata mica una di quelle. Sì, era una di quelle. Allora non può essere. Allora di quelle altre. Non credere mica di volermi far credere che sei l'amico di una signora così chic. Ma se sei uno studentucolo? Chi lo sa? Sì e no, elegante. Ma mi lasci studiare, sì o no? E tu allora giurami che... Io non ti giuro niente, perché non ho niente da giurare. Quando fai i capricci non mi piace più, e ora li fai. Mi chiami capricci. Perché ti voglio bene. Perché vorrei sapere chi era quella signoraccia, tu mi tratti così. E mi insulti. Insulto, ma diventi matta. Fra poco sarai anche capace di alzare le mani su di me. Diventi matta sul serio. Dammi i fiori che...
che ti ho dato. Quali fiori? Quelle che ti ho messo qui sul tavolino. Ah, non le ho più. E dove le hai messi? Le ho mangiate. Mangi i fiori? È un'abitudine vegetariana, per cura. Ma cosa vuoi darmi ad intendere? Ma che cura vegetariana? Sei un falso, un impostore. Le avrei date a quella signora. Ma sicuro, le hai dati a lei. E con che diritto? Io li voglio, vai a prendere. È un'infamia. È un'infamia, ma mi vendicherò, sai. Mi vendicherò ferocemente, non passa mica così. Ma chi credi di essere? Il mio padrone, forse? Se lo vuoi sapere, io non so cosa farmene di te. Ne trovo 100 più belli di te. Perché se mi faccio la finestra, 100 guardano su quando voglio e non mi interessa niente di te. E io che ti volevo così bene, che mi struggevo per te e alla sera pregavo per te. Adesso pregherò il Dio che ti faccia crescere un bel bitortolo sul naso, così non piacerei più e io riderò tanto e non ti guarderò più in faccia. Infame, infame. Dorina. Vai via. Perdonami, perdonami. Non ci avvicinare, sai? Ti voglio bene, Dopi. E io ti odio. Cosa c'è? Burrasca? No, niente. Seccatori, che cosa volete sapere? Sono affari privati. Allora, facciamo la pace. E tu mi prometti di non andare a teatro questa sera? Prometto. Voi siete testimoni, eh? Ha giurato di non andare a teatro questa sera. E perché questa proibizione? Beh, lo sappiamo noi e basta. E basta. Oh, per me. Ora, Dorina, vai di là, che potrebbe venire tua mamma. Vado. Prega il Dio di non farmi venire quel bitortolo sul naso. Se mi tradisci, sì. Addio. E a noi nemmeno un saluto. Ah, buonasera. Buonasera. Amici miei, invece io questa sera andrò a teatro. Ma il giuramento? Ma con le donne non conta. Ah. Sto per avere un'avventura. Ma va, dai. Sì. Poco fa una signora è entrata qui, pallida, tremante. Quella signora che vedevamo sempre sulle scale. Che? Era inseguita da un individuo, diceva lei. Io ho chiuso tutte le porte e quando credevo di averla salvata, essa mi ha detto che era venuta qui per me. Quasi identico come è successo a me con la mia signora. No, ma questa è grossa, questa è... E prima di uscire mi ha dato un appuntamento al Carignano. Uno. Accidenti. Perché? Avevo promesso di non dire niente. Con le donne non conta, l'hai detto tu. Ma c'hai ragione. Beh, aiutatemi, mi devo mettere in smoking. Leone, i pantaloni sono nel petto da sé. Petto da sé. La giacca e il ginetto. Qui, mettimeli su lei. Vedrete com'è carina. È carina, eh? Ah, sì, un angelo. Sì. Un timbro di voce che mette i brividi. E poi dei denti. Sì. Leone, la spazza delle scarpe. Spazza delle scarpe. Senti, esperi. Leone? La spazza delle scarpe. Sto cercando. La spazza delle scarpe, sto Leone. Cercando, la trovo. Dov'è la spazza delle scarpe? Eccolo qua! Ah, che donnino! È la vera avventura del romanzo, è quella che abbiamo sognato mille volte, con una donna elegante, chic, di quelle che ci siamo viste passare davanti tante volte in carrozza. Pulisci tu questa scarpa, altrimenti mi sporchi forse. Che? Ah, sì, di quelle che ci hanno fatto desiderare la ricchezza, la celebrità. Ah, questa è la vita. Senti, quale cravatta vuoi? No, quella mia. Questa cravatta è schifosa, tutta sfilacciata, come si fa? Dammi la tua. È nera, farfalla, va benissimo. Vabbè, ma io... Aiutami. Qui. Che? Ah, sì. Sì, ecco.
serve nient'altro? L'ora. L'ora, l'ora. Vai. Sono le 8:20. È tardi, presto. Ecco. Là. Guarda lì. Non c'è male, dopo tutto. Farai il colpo. No, 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 sei molto elegante. Dimenticavo la cosa più importante, non ho soldi. Oh. Se ieri ne avevi. Ne li ho per pagare la poltrona, ma non posso mica restare al verde. Naturale. Naturale. Leone oggi ha vinto 20 lire a carambola. Fai il tuo dovere. Spicciati. Spicciati, spicciati, spicciati. Sono cose che fanno male. Aspetta, te li do io. Ecco. Senti, i guanti non ti servono per caso? Ah, sì, sì. Ah, ecco. E ora andiamo, Ma guardate che incanto, com'è bello il Valentino di notte, con quella nebbiolina e quei lumi. Come si fa a non avere un'innamorata a Torino in autunno? È la città degli innamorati questa, dove la giovinezza ha il suo parco. Oh, guarda che sono le 8:30. Pronto, pronto. Andiamo, dai. E ora che ci penso, non posso mica uscire così di novembre. Il mio soprabito dal sarto, e se piovesse, È rotto? Un'idea, Il soprabito di Leone. Ah, no? No, No, questa volta no. Come? No, no, ho detto di no e no. Ecco. Hai visto? Rifiuta. Il vile rifiuta. Bella amicizia la tua. Sul barbero, che ti raffredderai, Leone. Ma grazie. Se non ci penso io, costui. Ha dei pensieri. Allora, so un po'. E Dolina. Allora, so un po'. Della patria. Come siamo canaglie noi uomini. Aiutatemi a disporli. A disporli? Sì. E come? Ma sparsi per la camera, di qua e di là. Così, brava. Si vede che è la prima volta. Perché? Troppi fiori, troppo consumo. Poi dopo lei comprerà un mazzo tutt'al più. E più in là farà meno anche di quello. Brava. Signor dottore, posso entrare? Venga, venga pure. Che profumo. Ma Dorina, non vuoi proprio andare a lavoro oggi? No, mi sento poco bene. Si sente poco bene? Che cos'è? Un male di rabbia. Una nuova malattia pericolosa. Il signorino ha bisogno d'altro? No, 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 venga. Grazie. Miracolo completo. Ha sentito? No. Come sono belli questi fiori. E vengono proprio oggi i suoi genitori? Sì, 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 sì. Ho ricevuto la lettera questa mattina. Dov'è? Non la trovo più. Voglio che la mia mammuccia trovi questa stanza olezzante come una chiesuola di campagna. E ho fatto bene a togliere il letto. Lo vedi come sta meglio? Ah, sì, sì, ha ragione, Proprio. E allora arrivano? Alle 3. Ne sono le 2 già. E lei va alla stazione? Si intende. Prima li porto un po' al Valentino e poi qui. Lei non si disturbi di aspettarmi questa sera poi? Capisco, capisco. Avranno tante cose da dire. Sì. Ma come mai vengono 2 mesi prima della laurea?
Per incitarmi a studiare di più. Signor Mario, di qualunque cosa abbia bisogno, disponga pure. Grazie, mamma Rosa. Ma che bei fiori! Che bei fiori! Come sei falso. Dici? Dico che sei spudoratamente falso. Torina. E se vuoi che mi spieghi, ti dirò che se la mia mamma ha bevuto l'arrivo dei tuoi genitori, io no, io no. Grazie. Sai che sei un bel tipo. Sei tu che sei un bel tipo. Tutti questi fiori per mammuccia, bugiardo. Ah, grazie. È quello che ti meriti, per ora. Vieni qui, Musetta. No, no. Non mi vinci con le tue moine. Ti senti proprio poco bene? E che ti importa? Vieni qua. Su. Qual è il tuo male? Il mio male sei tu. Io? Io? Ma se ti voglio tutto il bene possibile. Per chi sono allora tutti questi fiori? Vuoi proprio saperlo? Sentiamo. Prometti di non parlare con nessuno? Prometto. Ecco. Qui sta per venire una signora. Eh? Sì, non ti preoccupare, non viene per me, ma per Leone. Tu sai che ha avuto quell'avventura. Ecco, finalmente è riuscito. La sua camera non era abbastanza elegante, poi non aveva l'entrata libera come la mia, così mi ha pregato e strapregato di prestargli la mia camera. E tu, da generoso amico, hai acconsentito. Proprio così. Sei contenta? Sei sicura che non ti tradisco? Ma voi uomini siete tutti Giuda. Anche quando baciate tradite. Le eccezioni. Ce n'era una, è morta. Sì, se la sono mangiata le mosche. Non mi credi? Vorrei crederti per mettere il mio cuore in pace. Ma sento qualcosa qui dentro che dice di no. È Leone? Ora mi crederai. Che puntualità. Capirai in un giorno come questo. Signorina Dorina. È di buon umore. Ah, sì, sì, molto, molto. Sto per toccare il cielo. È quasi bello oggi. Quasi, però. Sono bello, guardi che eleganza, guardi come sono sì. Sono fatto così. Bravo. Ma che le capita mai? Mistero. Oh, ma quanti fiori! Bene. Poi sparsi con arte, con gusto. Mi compiaccio. E quanto ti devo di questa... No, 10 lire. Oh, 10 miserabili lirette. Ecco qua. Ma allora è proprio vero che... È proprio vero che cosa? E lei, Leone, che aspetta una signora qui. Ma come? Mario ha tradito il mio segreto? No, non si arrabbi. Io sono una sua amica e non parlerò. Ma sì, ma non ti preoccupare. Dubitava tanto, era gelosa di me, ho dovuto dirglielo. Ma insomma, sono cose delicate che non... Nessuno saprà nulla. Speriamo. Comunque, amici, adesso andate via perché... Subito. Sarebbe... È bella. Bella poco. Bisognerebbe trovare un'altra parola, il superlativo dei superlativi, perché lei è una... Amici, è meglio che andate via, altrimenti... Io vado. Anch'io. E già che sono quasi calma, vado al lavoro. Brava, sei un tesoro. Sai, oggi comincio a ricamarti il portafoglio. Il portafoglio? Sì, è il mio regalo di laurea. A proposito, le cifre le vuoi all'interno? Come vuoi tu. Sì, addio. Signor Leone, una pioggia di complimenti. Grazie, io non so come... Grazie. A meraviglia, grazie, oh, grazie. Però mi dispiace, Povera piccina, così graziosa. Ti regala perfino il portafoglio. Di seta, forse. Oh, a proposito di portafoglio, dammi un po' le 10 lire. Si vuole anche bene. Guarda, se stavo qui ancora un po', io gli dicevo, guardi che questo infame qui vuole tradirla, sa? Oh.
ma non fare il moralista. Torino è un amore candido, delizioso. Elena è la novità e il lusso che conquista, capisci? Sì. Pensa, mi sembra un sogno. Pensa che passo fatto da quella sera a teatro. Viene qui. Capisci? Sì. Proprio come è successo a me con la mia signora. Senti che biglietto mi ha scritto. Sento? Conosco. Verrò perché la stranezza del nostro incontro, l'insistenza delle nostre parole appassionate, mi hanno stretto in una cerchia infinitamente soave. Guarda che strano, però quasi le stesse parole identiche che mi ha scritto la mia cosa. La signora. Senti, credi che sia innamorata? Ma che? So soltanto che si chiama Elena. Vive con un signore calvo, d'età indecifrabile. Bizzarra, ma ha un capriccio per me. Ma che mi importa se non mamo? Godere passando di volo. Ecco il problema da risolvere, non quello di Amleto. Sì, ma ti sveglierai con la mano in bocca. Vedi, possedere una donna ricca per noi è come prendere un narcotico, come fumare dell'oppio. Ti rimane il veleno dentro. Io te lo dico perché ho provato, so cosa vuol dire, sai, con la mia signora. E lei? Ma che? Deve venire alle 3, sono le 2. E poi deve trovare la porta socchiusa. Ma già, me l'avevi detto. Sarà certamente quell'idiota di Carlo. E con quella smorfiosa di Emma, vado ad aprire io. Si può sapere cos'è che volete? E lei il padrone? Sì, sono io. Mario mi ha ceduto la sua camera. E mi meraviglio di te, Carlo, che invece di studiare il tuo diritto per... Il tuo diritto penale, la tua medicina legale, te ne vai ancora girando con questa fraschetta. Ma cos'è? Vuoi proprio perdere la laurea? Hai sentito, Carlo? Mi ha dato della fraschetta. Che cosa vuol dire? Deve essere un insulto. Sta zitta. Mi accorgo che tu sei villano più del solito. E siccome non ho voglia di letticare, con te non parlo. Ecco, bravo. Siamo venuti per una cosa importante. Fraschetta. Senti, Mario, vuoi spiegarglielo tu? Noi siamo incaricati di... In linea ufficiale. Rappresentiamo il comitato per lo sciopero. Abbiamo deciso che tu vada alle 3. Tra mezz'ora? Dal rettore dell'università a portargli il nostro ultimatum. Sarà bene che tu gli dica che se verrà tolta la sessione di marzo... Noi continueremo a scioperare. Perché è ora che la finiscano di farci tutti gli anni questa paura. È inutile dirti di essere fiero e risoluto, che del resto rimarremo scornati. Con quella razza di gente là? Dico, ma perché non ci andate un po' voi? Ti ha zitto lei il fraschetto? È lui il presidente. L'abbiamo o non l'abbiamo fatto presidente? Ma... Non c'è ma che tenga. E ricordati, Fiero, noi vogliamo la sessione di marzo. La pretendiamo perché... Perché abbiamo tanta voglia di studiare, così più sessioni ci sono e meglio è. E dunque, siamo d'accordo su tutto? Tutto è combinato, Tu andrai e difenderai i nostri interessi. E ti farai onore. Possiamo andare. Aspettate un momento. Tutto è combinato. Tutto va benissimo, ma c'è una piccola difficoltà. Mi lasciate parlare, sì o no? Una piccolissima difficoltà, ed è che io non andrò. Non andrai! No! Non è possibile. Volete fare lo sciopero? Bene, sciopero anch'io. Non andrò perché le vostre questioni non mi interessano. Io prendo la laurea tra 2 mesi e me ne infischio delle sessioni di marzo. Ma noi! Voi sbrigatevela un po' voi. Come presidente, tutte le questioni nostre sono tue. Sarà, ma io non ci vado perché non voglio, perché non me ne importa niente della presidenza, perché alle 3 non posso, che ho altro da fare. E anteponi le questioni personali a quelle di ordine generale. Antepongo quello che mi pare piace. E ora che mi sono spiegato, potete anche andarvene se volete, che aspetto gente. Sì, aspettiamo gente. Già. Si capisce? Quando si infiora così la camera, si aspetta certa gente. E tu per una donna abbandoni gli amici? Cominciate a seccarmi. Sì, però in fondo non hanno torto. Ci abbandoni nell'ora della battaglia, codardo. Dite, smettetela, Quanti fiori, di qua, di là. Caspita! Lascia stare quei fiori e fila.
Gradisce un fiore, signorina? È Mario che offre. No, 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 lasciate stare quel fiore! Sono delle rubiamogli i fiori! Ernesto! Lascia stare quei fiori! Io! Lascia stare! Ah, tu che hai due donne, bella, ce l'ho dentro! Ah, tu che hai due donne, bella, ce l'ho dentro! Ah, io non ti amo, io ti amo! Non te la fai, io non ti amo! Carlo, fai, io ti amo! Carlo, Carlo! Non è niente, niente, niente. Sono forse molte parole e qualche fiore. Sì, una gincana, una guerra gentile, come vedete. Sì. Mario, per non avere la peggio, ha condotto via gli superanti. Ma poveri fiori. E ora? E ora che me ne importa. Peggio per Mario, poveretto. Speriamo che riesca a liberarsi, altrimenti... Come peggio per Mario? Che lo volevo dire, peggio per lui, poverino, che adesso c'è tutta la camera in disordine. Cos'è che fa? Le tengo compagnia. So bene che lei scherza. A che ora viene? Alle 3, quindi se non le dispiace. Vuole che le dica una cosa, signor Leone? Non la vedo nella parte dell'innamorato, del Don Giovanni. Oh. Perché? Perché non sa fingere bene. E si legge in viso tutto quello che pensa e che nasconde. Guarda, guarda. Mi racconti la sua avventura? No, io c'ho il pudore di certe confidenze. Beh, dal momento che io so quella cosa così carina sul suo conto. Sul mio conto? Sì. Non si ricorda più quella sera che ha aspettato tanto quella mia amica e invece lei si divertiva con un altro? Oh, basta, non mi ricordi le tristezze. Aspettare non venire è una cosa da morire. Tre ore ho aspettato, ero al Valentino e nevicava per giunta. Mi ero portato un chilo di cioccolatini così nell'attesa per rincuorarmi a uno me li sono mangiati tutti. Lei scherza, ma quella sera ha sofferto. Ah, sì, il freddo. Il freddo al cuore. Ma che? E via. Non faccia l'orgoglioso. Sono sì o no una sua amica. Maledetto l'amore. Povero Leone. E c'è cascato ancora. Ah no, 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 no. Ho giurato a me stesso di non innamorarmi mai più. Sì, prima adoravo due cose. Le donne e il cioccolato. Adesso adoro soltanto il cioccolato. Quando mi entusiasmo per qualcuno, entro dentro da un pasticcere e mangio cioccolato fino alla nausea. E l'avventura di oggi? Già. Quella lì è... Leone, perché vuoi mentirmi anche lei? Io so che non è vero quello che Mario mi ha detto. Fingevo di crederci, ma dopo l'avrei graffiato. Vuole che graffi anche lei? No, senta, signorina Dorina, io... Leone, lei che ha voluto bene a qualcuno, lei che regge il lume pensando di essere preferito, lei che sa com'è brutta la gelosia, perché vuole che io ne provi tutti i tormenti. Ma la vedremo, mi sentirà. È più bella di me, è molto ricca, Chissà che bei vestiti avrà. Più bella di lei, ma... Santo cielo, ma vuoi scherzare? Ma neanche per sogno. Davvero? E allora perché mi tradisce? È la novità, bimbo mio, la varietà, l'avventura galante che abbiamo visto passare in vettura, così vivere godendo volando. Insomma, questo qui è il problema di Amleto, d'altronde. Ma io ne morrò. Mi aiuti lei? Cosa posso fare? Mario mi mangia vivo. Sia buono.
idiota di un Mario. Guardi, io le vorrò tanto bene. Cara, far soffrire un bocciolo così... È un peccato, vero? Ma che peccato? È un delitto. Sì, sì, un delitto. La galera si merita, quello lì, la galera, eh? Allora lei andrà da lui e gli impedirà di tornare a casa. Allora, non facciamo scherzi, eh? Ma sì, lei gli dirà che un domestico, una cameriera, ha mandato un controordine. Ma non ci crederà. Ma sì, che ci crederà. E poi? E poi niente, ci penserò io. Non farò scandali. Cosa mi fa fare? Una buona azione. Le do un bacio se mi aiuta. Ah no? No. No. Io non voglio essere pagato. Se lo faccio, lo faccio per generosità. No. Ecco. Ma adesso vada che si fa tardi. Sì. Ah, un momento. Com'è l'accordo? A che ora? Alle 3 ella salirà, troverà la porta socchiusa ed entrerà. La porta socchiusa? Sì, perché così fa meno rumore. Va bene, va bene. Ma adesso vado, sì, che si fa tardi. Ah, senta un po'. Quel bacio che aveva detto prima che mi dava. Ma se non lo voleva? Ah, io, no, ma... Così, come un fratello. Raccomando, adesso sì che si fa tardi. Che fai qui? E questo disordine? Ma cos'è stata? Niente. Sono venuti gli amici del signor dottore. Scioperano, sai? Scioperano sempre. Ma stavolta hanno ragione. Hanno proprio ragione. Il signor dottore mi ha pregato di mettere in ordine la camera mentre andava alla stazione. E tu come stai? Io bene. Ma come? Ma se non sei andata al lavoro perché stavi male? Non sono andata, è sicuro, non sono andata perché avevo mal di testa. Ma adesso sto meglio. Hai bisogno di me? No. Io scendo giù a comprare un po' di carne. Tu sta attenta alla casa, eh? Ma io non... Lo so, lei signora non cercava me, ma è lo stesso. Come? Ma sì, è la stessa cosa, glielo spiego subito. Si accomodi. Ma... Non si confonda, signora. Mario non c'è. Allora? Non c'è perché gli ho detto che un servitore era venuto ad avvertire che lei non veniva. Allora apre e permette che io... No, questa porta, mi perdoni, rimarrà ancora chiusa. Devo parlarne prima. Io sono la figlia dell'affittacamere e sono modista in corso Vittorio Emanuele. Va bene, ma non vedo che cosa possa dirmi. E lo dico subito, signora. Ma non stia in piedi, santo cielo. Io non voglio sapere chi è lei né che cosa fa. Troppo buona. Senta, signora. Senta, io voglio bene a Mario. Sono 2 anni che è il mio innamorato. E ora per lei non mi vuole più bene. E mi vuole abbandonare. E guardi quanti fiori, vede?
Per me non ha mai speso più di 4 soldi di violette. Per lei, invece, certo si sarà fatto prestare i quattrini. Io almeno non gliele facevo fare dei debiti. Ma sai che lei è abbastanza insolente? Non lo so. Io so dirle le cose per benino. Lei è la prima volta che viene qui. Mi vuole bene. Io torno a pregarla di lasciarmi andare via. Lui certo le vorrà bene. È così bella. Perché lei purtroppo è anche molto bella. Tanto che vedendola il mio odio è sfumato un poco. Perché capisco che Mario abbia perduto la testa per lei. E con quegli occhioni e con quei vestiti. E quel profumo. Quanto profumo si è messa oggi? Voleva proprio portarmelo via, eh? A lui piacciono tanto i profumi. Io compravo l'Irios da 1,25 la boccetta. Ma ci vuole altro. Lei odora come un giardino ed è bella. E lui sa trovare certe paroline che entrano nel cuore. È così caro. Così caro. Perché vuol portarmelo via, signora? Io gli voglio tanto bene, tanto. Io non ho che lui. Sono una povera straccioncella, non posso combatterla. Rimarrà a Torino per poco tempo ancora. Che cosa se ne fa lei di un uomo per 2 mesi? Per 2 mesi? Sì, perché fra 2 mesi andrà via da Torino. E allora tutto sarà finito. Le do il permesso di andargli dietro dopo, se vuole. Grazie. Dunque, acconsente. Ma mia cara ragazza, sono cose queste a cui non si comanda. Ma lei, che è della società, che si diverte, lei può fermare il cuore come un orologio. E poi sentami, dia retta, non insista, rimarrebbe delusa. Delusa e perché? Lei è in mezzo al lusso, nuota in mezzo alla seta e ai pizzi e le farebbe certamente un brutto effetto vedere un paio di bretelle di elastico. Che dice? Dico che Mario non è un signore, io lo so. I vestiti sono abbastanza eleganti, ma il resto, mi creda, è un disastro. Ne sa qualche cosa la mia mamma, che ogni tanto deve raccontargli tutto. Si figuri che porta le calze bianche con certi nodi alle calzate a forza di cuciture. E poi di mutande di seta non ne ha, eh? Solo di filo e cotone con i legacci in fondo. E le maglie, poi, se lei vedesse le maglie. Spesso un dito di un colore senza un colore. E lei invece sembra una principessa. No, no, non fa per lei, mi creda. Lo lascia a me. A me piace così perché gli voglio bene. Perché da 2 anni sono abituata a vederlo e a raccontargli la mia giornata. Io gli voglio bene perché tutte le mie amiche hanno un innamorato. E così ce l'ho anch'io. Ma lo sa che lei è uno strano tipo di ragazza? Signora, lei deve essere buona. Ebbene, nelle sue sale ce ne sono tanti di giovani eleganti. Mi scelga uno là. Ma perché vuol tentare a mio amore? Dica perché. Adesso che fa piange. Piange. Ma via. Glielo lascerò tutto per lei. Vada, io l'aspetto qui e glielo dico, va bene così? No. Se Mario la rivede è finita, lei deve promettermi che non lo vedrà mai più. Questo mi pare un po' troppo, no? Ma non promette. Non promette. Io l'ho supplicata e lei non ha ancora pietà. Vuole che diventi cattiva? Badi, eh? Badi. Delle minacce. Mi lascio uscire e poi... No, non aprirò. Sono io ora che comanda. E io glielo dico, signora. Cambi strada perché mio amore saprò difenderlo. Anche a pugni se occorre, sì, anche a pugni. Perché il suo non è che un capriccio, è la mia amica, un'adorazione. Io andrei scalza sul fuoco per lui. Lei non c'è che curiosità. Che vizio, sì, che vizio. Signorina! Io non ho che lui. Io gli voglio tanto bene. Ma come? Sono stata tutto per lui durante questi 2 anni. E ora dovrò rassegnarmi a vedermelo portare via soltanto perché lei se n'è incapricciata. Non sa, non me lo lascio rubare, io ladra. Perché?
perché non vuole. E nei suoi occhi tanta dolcezza. Lei non può essere cattiva. Non sia cattiva, signora. È vero che me lo lascerà. Io gli voglio bene, sa. E poi, che direbbero le mie compagne? E come crede che faccia a vivere senza di lui? Lo ami dunque tanto? Come non so, come amerei lei in questo momento se mi promettesse di andare via, di non vederlo mai più. Oh, allora... Non voglio farti soffrire. Oh, cara, se ne andrà proprio via lontano e non tornerà più qui e non lo vedrà mai più. Cara, non me lo toccherà, lo giura. Sì. Oh, e io gli ho detto tante brutte cose. Mi scusi. Ecco. Grazie. Erano tutti per lei. Prendamene uno e lo conservi. Addio. Come furibondo, i nostri amici quelli dello sciopero lo hanno trattenuto, non l'hanno fatto venire via, ma io ho dovuto raccontargli tutto. Sembra una belva, che carattere infame. Eccolo qui. Siete qui. Bravi. Dunque io non sono padrone in casa mia di ricevere chi voglio. Dunque con intrighi, con sotterfugi mi si conduce lontano da casa e qui si mettono a porta le persone che vengono a trovarmi. Parli con me? Sì, proprio con te. Che cosa hai fatto? L'ho incontrata per le scale e non mi ha neppure guardato. Io ti proibisco di mischiarti nei miei affari, hai capito? Io sono stufo. La pigli su questo tono? Ma come? Io ti aspettavo qui felice, sperando che tu avresti finito col capire, col perdonare, perché quello che ho fatto io l'ho fatto perché ti amo. No, perché ti amavo, ma ora non ti amo più. E anch'io sono stufa. Ma la capisci, la figura che mi hai fatto fare, non lo capisci, testona! Via, finiscila, non trattarla in quel modo, su! Ma tu stai zitto, sai, stai zitto, che la colpa è tutta tua, sì, tua, idiota che non sei altro, avessi almeno il pudore di stare zitto! Ma quale pudore? Taci, Leone, taci, o la finisce male! Che male, che male, cosa credi di avere a che fare con Dorina? Tu te la pigli con quella povera ragazza perché hai il torto di volerti bene! Finiscila, Leone, finiscila! No, hai torto marcio! Sì, e diventi anche villano, per giunta! Finiscila, Leone, o dimentico l'amicizia e ti scaravento fuori dalla porta! Signor Leone! Chi è che scaraventi fuori tu? Te! Mario, ti prego! Lasciami stare tu! Te, hai capito? Fuori, Mario, fuori dalla porta! Mario. Ma smettila di urlare! Sembra che sia successo il finimondo! È successo che non sono più padrone in casa! È successo che tu sei un imbecille! E Dorina una chiacchierona! È successo che me ne vado! No, sì! Me ne vado! Sì, me ne vado! Fra un'ora vado un pacchino a prendere la mia roba! Ecco che è successo! Mario, non fare il matto! Lasciami! Mario! Lasciami! Ma no! E al diavolo voi tu! Ma stai qui, Mario! Al diavolo! Mario! Oh,
Sto ai colletti. Mettili in alto che non si sciupino. Metti anche questi. Beh, non volevi venderli? No, preferisco di no. Tanto per, che vuoi, per quello che mi darebbero. E poi mi terranno compagnia e mi ricorderanno la vita da studente quando sarò lassù tra i monti. Mi diventi sentimentale. Hai visto quanti segni? Sono di Dorina, quando studiavo tenendomela sulle ginocchia. Già, le piaceva giocare, eh? Vedi, hai detto bene, giocare. Giocare all'amore. No, ti voleva bene davvero. Può darsi. Era tanto cara. Ma, tu passi, tu lassi, eh? Io mi domando ancora come ho fatto a prendere la laurea. Beh, te lo capisco, in questi due ultimi mesi non eri più l'innamorato di Dorina, è così. Hai studiato sul serio, ma io, eh? Cose che capitano. Aspetta. Sì. Quando parti? Domani mattina alle 9. Le valigie sono già pronte. Che curiosa cosa la vita, eh? Ho aspettato tanto questa laurea e ora, non so, mi sento a disagio. E io? Sono furibondo. Sono uscito dall'università con un peso. Mi sentivo più serio. Più idiota. È per questo che ti raccomando, eh? Ammazza meno disgraziati che puoi. Tu scherzi, ma sei di cattivo umore. No. Sì, 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 come me, come tutti. Partire, andarsene via, lasciare Torino, le amicizie, perdersi, così. Abbandonare le nostre abitudini. Entrare a far parte di questa macchina in azione che è il mondo, rassegnarsi a vivere un'esistenza uguale a quella di tutti gli altri. Eh sì, veramente tutto questo è un po' triste. Studenti eravamo un po' fuori dal mondo, nelle nuvole forse. Ora invece. Nah. Parto anch'io domani con i miei genitori. Ora. Sono usciti per comperarmi il regalo di laurea. Ah. È un mistero, ma appunto per questo lo conosco. Chissà come saranno contenti. Ah, sì, poveretti. E mi riporteranno con loro in montagna, al mio paese, felici, felici di avere un figlio dottore. Addio, partite a tarocchi. Bambine deliziose. Debiti che non si pagavano. Passeggiate al Valentino, caramelle, Chopin, malinconie. Vi lascio il cuore un po' per uno. Tra un paio di mesi Leone sarà morto e dalle sue ceneri sarà sorto un medico condotto ubriacone che compirà il suo nobile lavoro fra la puzza dei rigagnoli e la noia. La noia. Tu mi verrai a trovare almeno. Ah, sì, certo. In viaggio di nozze con qualche bambola infagottata. Tu ti sposerai. Io? Ma io no, ma sono i miei che lo vogliono. Magari mi avranno anche già trovato la fidanzata. E poi bisogna pur farlo, no? Il grande passo un giorno o l'altro. Finiremo tutti così. Padri di famiglia panciuti e brontoloni. E i nostri figli penseranno di noi quello che noi abbiamo pensato di nostro padre guardandolo. Ma come ha fatto?
vivere tutta la vita così, senza uno scopo più alto. Oh, eccolo qui, il fortunato mortale. Avvocato! Dottore! Tutto pronto, eh? Valigie aperte, abiti all'aria e aspetta da moribondo. Misere nobis! Oremus! Sì, ma per te che resti qui non è la stessa cosa che per noi. Tu continui a vivere, a godertela. Per noi invece tutto sarà monotono, triste, uguale. Già, terribilmente uguale. Carlo, chi l'avrebbe detto che è passato tutto questo tempo? È volato. Eppure guarda, mi sembra già infinitamente lontano. Ma vi ricordate quando eravamo matricole, in questa bella città, la sera? Io che venivo dalla provincia, triste, sballottolato. Mi aggiravo e le coppie di innamorati mi passavano accanto. Io pensavo, ma quando sarò al secondo, al terzo anno, e avrò conosciuto l'ambiente, non sarò più un vile matricolino, allora sì. E il secondo e il terzo sono venuti, e poi il quarto, il quinto, il sesto. E ora? Ora vorrei tornare una matricola provinciale, goffa e stordita. Quante avventure hai avuto tu? Due. Due avventure vere, di quelle che lasciano una traccia. Dorina e Elena. Dorina, l'amore... L'amore, tutto l'amore. Elena, il desiderio di quel lusso che noi, poveri studenti, con quattro soldi in tasca, non potevamo mai comperarci. E tu? Io? Emma. Ah. E due o tre di passaggio, che non contano. E tu? Io? Io... Nessuna. Sì, sì. Nessuna, tanto che vale tacere ormai. E vedete, quella bella signora bionda... Non esisteva. Ma sì, sì, esisteva. Nei miei sogni soltanto. Ma allora, ma... L'impermeabile che ti sei comperato, le cravatte, gli occhiali con la stanghetta d'oro. Bugie, per farvi credere alla mia conquista. E quando sparivi per tutto il giorno, non lasciandoti vedere, dicendo che stavi con lei. Ne stavo chiuso solo in camera mia. Povero leone. Ahimè, lo confesso, non piaccio alle donne. È la constatazione più dolorosa, più atroce. Ai primi tempi io ho lottato, ho cercato di reagire e a ogni fiasco ritentavo sempre con maggior coraggio, ma poi capirete, a furia di aspettare per delle ore agli angoli delle strade, a uno gli passa la voglia, no? Così le mie avventure sono state le vostre. Ho vissuto di esse, e anche se sono finite. Amico mio. Sì, sono triste. Sono molto triste. Allegri sarà essere, vieni. Dove sono i tuoi libri? Qui ci sono i miei, bruciamoli. Lo avevamo promesso, no? Al rosso! No! No, ma che fastidio ci danno? Altri studenti verranno dalla provincia alla città, noi ce ne torniamo in provincia, è la vicenda alterna. Sì. Flusso e riflusso. Ah, Carlo, vai tu da prima, subito. Buonasera, buonasera. Buonasera. È perché sei laureato che ti credi in dovere di non venirmi a prendere? Ma no, scusa, sono passato a salutarli, partono domani. Questa volta... Signor Mario, sulle scale c'è una persona che vorrebbe salutarla. Una persona? Sì. E chi? Non indovina. Dorina. Proprio lei. Non osava salire. Ma cara, cara, ma perché non osa? Venga, venga. Beh, io corro a casa, eh? Allora ci vediamo domani. Alla solita ora. D'accordo, alla solita ora. Dorina.
dottore. Dove chi mi ha detto? Sono venuta a portarle. Mi dai di lei? Ma dove? Mario. Sei stata brava a venire. Ti aspettavo, sai? Ti aspettavo. Vieni, vieni, entra. Buonasera, signorina Dorina. Come sta, signor Leoni? Signor Carlo? Bene, Dorina, bene. D'amore tuo! Non osavo, sai. Non osavo, credevo che tu... Ah, vieni, vieni, vieni. Vieni. Siedi. Dimmi. Quando ho saputo che partivi non ho resistito più. Poi sulle scale mi prese paura e volevo tornare indietro. No, 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 hai fatto bene a venire. Partirò più felice ora che ti ho vista. Leone? Lasciamoli parlare, no? Lasci. Sai, sono uscita 10 minuti prima dal lavoro per venirti a vedere. Lascia che io ti guardi. Ah, sei sempre la stessa, sempre il mio musetto caro. Io sono disperata. Addirittura. E perché? Vai via. 2 mesi che non ti parlavo più, mi sentivo così infelice. Tutte le mattine passavo dinanzi alla tua porta e dicevo: ora vado su, gli getto le braccia al collo, lo soffoco di baci e mi perdonerà. Poi mi mancava il coraggio e andavo al lavoro con una stretta qui al cuore. Poi alla sera vedevo il tuo lume, ti vedevo curvo sui libri e mi consolavo un poco. E io ero qui che studiavo, e tutte le sere a quest'ora passavano 2 sotto le mie finestre che cantavano "Giovinezza non torna più", e io pensavo a te che non tornavi. Io tutti i giorni andavo sotto i portici, dove c'è il quadro dei laureandi. Fissavo la tua fotografia. La gente passava, mi urtava, ma io non vedevo che te. E ora te ne vai. E anche la tua fotografia la toglieranno presto di là. E io come farò? Come farò? Te ne darò una copia, la vuoi? Chi direbbe che sono quegli stessi che fino a poco tempo fa erano così felici? Flusso e riflusso. Va, dammi da fumare, va. Non ne ho. Ce n'hai. Mario, tu sigarette non ne hai, eh? No. Allora scendo giù un momentino a comprare. Io tutte le sere, quando uscivo dal lavoro, guardavo se ti vedevo. Ma invece... Mario, sulle scale c'è tuo papà e la tua mamma, stanno per arrivare. E adesso dove vado? No. Come faccio? Dove vuole andare? Resti qui. Non la mangeranno mica. Ma... Papà! Mio. Avete fatto una bella passeggiata. Buonissima, grazie. È così bella Torino, figlio mio. Signor dottore, devi dire. Signor dottore! Come ti sei fatto bello. Ma... Sì, sì, gliel'hai già detto. Fatti vedere ancora. Oh, che aria davvero, dottore, che ci hai. Ma ora entrate, su, entrate, se avete stanco. Senta, scusa, mamma, eh? Sì. Ah, mamma, papà, Carlo, l'avvocato. Bravo, bravo. Molto piacere. Anche lei si è laureato? Sì. Bravo, complimenti, eh? Grazie. Vieni. Salve. Chi è quella signorina? Già. Ah, è una mia collega, una medichessa. Vuoi toglierti il cappello, mamma? Sì, aspetti che l'aiuto io. Grazie. Da qui. Una compagna di studio. Come? Anche le donne diventano medici. Sì, certo, sì. In ostetricia. Ma sei sicuro? Non lo sapevi? Ma non le leggi i giornali? Signorina, il mio papà e la mia mamma. Fortunato, veramente.
Per il piacere che ho di conoscere una così ardita studiosa. Brava, brava. Proprio piacere, eh? E mio figlio ci scriveva sempre di lei. Ah, sì? Sì, sì, sicuro, sempre. Anch'io sono felice, proprio felice, eh? Lei almeno mi potrà parlare del mio Mario, dei suoi studi. Dica, è bravo, eh? Per carità, parla. Tanto bravo. Un vero bravo. Ecco. E non le fa effetto vedere tanti morti nell'ospedale, tanto sangue? Abesa, adesso, a forza di vederne, lei capisce che... Ecco. Si dedicherà all'ostetricia, alla chirurgia o alla medicina? Beh, sa, un po' all'una e un po' all'altra cosa. Ecco. Sì, la signorina si dedicherà alla frenologia. Sì, sì. Oh, basta, no. Sì, sì, vero? Sì, sì, sicuro la freno. È quello a fare, che è uno studio divertentissimo. Ecco. Sarebbe la scienza che, studiando la misura delle teste... Sì, 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 ho capito. Dalla misura della testa si intuisce l'ingegno, il carattere, l'intelligenza. Ecco. Che misura ha la mia crapa? La sua? 7¾. Sì! Hai sentito? 7¾ la mia crapa! visto che oramai siamo come in famiglia, ecco... Don Mario. Dottor. Sono 6 anni che muoio dalla voglia di chiamarti dottor. 6 anni che lassù, nella solitudine del nostro paese, solo con tua madre, aspettavo questo momento che non arrivava mai. Avevo paura di morire, sai, e di non vederti laureato. Ma cosa dici, vecchio mio? Papà. Dottor, che parola piena. Dottor. Mario. Ed ecco il mio regalo. L'anello della tua mamma. L'ho fatto benedire. Non toglierlo mai, no? No. Sono cose che commuovono un pochino, eh? Ma cosa fai, piangi? Oh, sciocca, bisogna ridere. Ridere bisogna adesso. E lei è già laureata? No, non ancora. Ma presto. Ecco. Stamattina mi sono dimenticata di dirti che nella valigia ti ho messo anche la torta di nocciole che ti piaceva tanto. Sì, grazie. Al paese tutti lo aspettano. Tua cugina ti ha preparato un portafoglio ricamato. È bello. Oh, una meraviglia. Non volete andare a cambiare? Sì, sì, veramente. Sì, sì, così prendo dalla valigia la torta di nocciola e tu, se vuoi, te ne mangi un po'. Anche loro, se vogliono. Sì, sì, c'è per tutti. Allora noi andiamo di là. Sì, di là, di là. Leone, accompagnami. Certo, sì, sì. Torniamo subito, ma... là, non scappa mica il tuo dottore. Come sono felice. Ma io ti lascio con loro. Te ne vai? Bisogna che vada. Aspetta ancora un poco. È tardi, bisogna che vada. Dorina, io domani parto. Me ne vado. Mi penserai un poco? Sì. Anch'io, sai? Sempre la mia Dorina.
di tutti i ricordi tu sarai il più caro. E non dimenticherò le nostre passeggiate al Valentino, in primavera, quando era bello volersi bene. E in autunno, sotto i viali, ti ricordi quanti baci? La gente ci guardava. E noi non ce ne curavamo. E ricordi la domenica le nostre passeggiate in collina, da cui tornavamo cantando sotto un braccio? Stretti, stretti. Mario, perché vai via? Perché così i miei sono vecchi, hanno speso tanti soldi per farmi studiare e io ho bisogno che li aiuti. Non andare via, Mario, non andare via. Io ti voglio tanto bene. No, sai, no, sembra di volersi bene, ma poi passerà. Mi dimenticherai, incontrerai un bravo giovane, sposerai un bravo giovane che ti vorrà bene come te ne ho voluto io. No. Chissà, diventerai madre, forse un giorno ci incontreremo e non mi riconoscerai più. No, non dire questo, non lo dire. Perché, Dorina? Che non voglio. Come farò io ora senza di te? Non vederti davanti al negozio all'ora dell'uscita. Non avere da parlare di te con le mie compagne. Mario, come farò? Non andare via. Non piangere. Non piangere, bambina, non piangere. Io ti ricorderò, sai, tutte le mattine svegliandomi. Mi sembrerà sempre di vederti entrare e dire buongiorno, amore, buongiorno. Ma tu non verrai? Non piangere, su, non piangere. Chissà che non ritorni. Vuoi che io ritorni? No, non lo dire. Che tanto lo so che non è vero. Tu sei di un'altra condizione. Sei dottore. Io sono una straccioncella. Oh, sciocchina, perché dici queste cose? Che differenza fa? Credi che non le comprenda queste cose? Le comprendiamo tutte noi quando diventiamo le vostre innamorate. Però ci fa pena. Oh, non asciuga queste fiori belle, che fiori tristi. Ah, che tardi. Di tante cose per me a mamma Rosa, eh? E scrivimi, Chissà quanti errori farò a scrivere. Mentre so che non ti vedrò mai più, che domani mattina parto, che te ne vai via lontano. Mario, volevo darti una cosa. Sai, una piccola cosa che ti avevo promesso allora. Che cosa? Non sarà bello come quello di tua cugina. Il tuo portafoglio. Dove? L'ho ricamato io. Tu lo porterai lo stesso. Sì. Addio, Mario. E fai buon viaggio. Addio. E scrivi. Sì.
Ti ho portato un po' di... Un po' di tutto. Ne vuoi? Sì, sì. È andata via? Sì. Povera Dori. Allegri, no? Commuoviamoci.